Quando sei in deficit calorico, la soluzione di mangiare meno possibile è la soluzione sbagliata. Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale di Il Trainer Coach Online. Se ancora non l'avete fatto, è gratuito, iscrivetevi qui sotto al canale, lasciate un like al video se il contenuto potrà esservi d'aiuto. Ditemi anche qui sotto nei commenti come la pensate, se avete fatto anche voi questo errore. Allora, solitamente quando una persona pensa di mettersi in deficit calorico perché effettivamente vuole perdere del grasso dal proprio corpo, vuole mantenere la propria massa muscolare, cosa fa? Tendenzialmente va a mangiare il meno possibile, crea un deficit calorico veramente elevato e a quel punto è ovvio che andremo a perdere dei chili. Soltanto che questo crea un leggero problema, perché le persone pensano che deficit calorico significhi mangiare meno, significhi eliminare degli alimenti, significhi mangiare solo ed esclusivamente insalata eliminando tutto il resto, e soltanto in questo modo riusciranno effettivamente a ottenere risultati. E veramente questo mi è successo con centinaia e centinaia di ragazze e ragazze del coaching che hanno iniziato con noi e poi effettivamente hanno ottenuto risultati pazzeschi mangiando di più rispetto a quello che mangiavano quando sostanzialmente non erano fisicamente in forma. E questo devo dire che sorprende non poco le persone che iniziano con noi, perché questo è un concetto fondamentale per farti capire che è veramente impossibile andare a mantenere nel tempo un deficit calorico troppo restrittivo. Per quale motivo? Perché tenderesti a mangiare tanto meno durante la settimana e magari i primi giorni anche riusciresti ad essere costante, solo che il problema ma è mangi meno durante la settimana e poi effettivamente il primo weekend potrebbe andarti bene, il secondo weekend anche, poi dipende chiaramente, qui le tempistiche sono assolutamente soggettive. Solo che poi il problema qual è? Il problema è che poi arriva il weekend, a un certo punto la fame continua di settimana in settimana ad aumentare finché arriveranno i weekend in cui veramente farò di quei disastri assoluti, fra alcolici, fra eccesso di cibi eccetera eccetera, e questo purtroppo mi porterà a perdere tutti i risultati che avevo ottenuto. E purtroppo questo è un concetto che nell'immediato magari non ti rendi conto di quello che sta succedendo, ma ti rendi conto soltanto una volta che hai sbagliato, una volta che effettivamente arrivi a sfondarti di cibo e arrivi a perdere tutti i risultati ottenuti, ti rendi conto effettivamente che probabilmente stai sbagliando qualcosa. E a quel punto le strade sono due: la prima è molli tutto completamente e non fai assolutamente più nulla, non prendendo più cura di te stesso. La seconda strada invece è che inizi effettivamente a creare un deficit calorico che sia sostenibile nel lungo periodo. E questo in cosa si traduce? Sostanzialmente si traduce che quando sei in deficit calorico devi cercare di mangiare il più possibile, però restando sempre nel tuo deficit calorico. Cosa significa? Significa che se la mia norma calorica ad esempio è di 2000 calorie, ok, faccio un taglio di 300-400 calorie, ad esempio arrivo a 1600 calorie. Se vedo che a 1600 calorie sto dimagrendo costantemente, posso anche spingermi alle 1700 calorie per cercare di creare anche sostenibilità nel lungo periodo a ciò che sto facendo. A quel punto vedo che a 1700 sto continuamente dimagrendo, cerco di mantenere per un certo periodo. Quando sento che magari effettivamente la fame sta diventando troppo elevata, posso provare ad aumentare ancora un pochino le calorie, magari arrivando anche a 1800 calorie. Chiaramente tutto questo affiancato sempre da un allenamento personalizzato che ti aiuta a mantenere la massa muscolare, a mantenere il tuo metabolismo più elevato. È veramente fondamentale fare questo cambio di mentalità da scarsità ad abbondanza, perché soltanto in questo modo i tuoi risultati saranno duraturi. Ok, magari ci metterai anche un po' meno a raggiungere il tuo obiettivo, infatti anche qui con tantissimi clienti del coaching vediamo che i risultati in certi casi sono anche un pochino più lenti, ma la cosa super è che i risultati poi, oltre a ottenerli, quindi lì arriviamo assolutamente, riuscirai soprattutto a mantenerli e sostenerli nel lungo periodo, che è ciò che stai ricercando. Tu non stai ricercando dei risultati da ottenere oggi, magari da qui ad un mese, per poi andare a perderli e vanificare tutto il lavoro fatto. Tu stai cercando dei risultati che riesci a mantenere per tutta la tua vita una volta raggiunti. Quindi smettila di ridurre troppo le calorie, crea il tuo deficit calorico che sia sostenibile, e quindi anche se tagli un po' meno calorie, porta pazienza, vedrai che i risultati arriveranno. Magari, come ti ho già detto, ci vorrà un pochino di più, ma arriveranno. Detto questo, spero che il video ti sia stato d'aiuto. Se ancora non l'avete fatto, è gratuito, iscrivetevi qui sotto al canale, lasciate un like al video e ci vediamo presto in un prossimo video. We'll be right back.